In auto siete di quelli che guidano sempre e nelle rare occasioni in cui fate da passeggeri magari siete costretti a trattenere i commenti sul conducente di turno. Frena troppo presto o troppo tardi secondo i vostri gusti o magari prende male le curve. Ora provate ad immaginarvi questa situazione applicata alla guida autonoma. È indubbio che il computer guiderà in maniera differente rispetto all'umano, ma è qui che Nissan sta lavorando con la tecnologia B2B, che significa collegare il cervello umano al cervello elettronico dell'auto. Si tratta di un progetto interessante che ha più di un'applicazione. Intanto permette di confrontare la guida umana con quella del computer, così da capire tempi di reazione migliorando quelli del conducente, ad esempio, oppure insegnare all'auto uno stile più umano e meno meccanico, a vantaggio non solo del comfort ma anche delle sensazioni durante il viaggio. In ottica di previsione il sistema taglia i tempi di reazione. Non appena il pilota si prepara ad eseguire un comando, il sistema legge l'impulso cerebrale ed esegue il tutto con un anticipo che va dagli 0,3 agli 0,5 secondi rispetto all'assistenza del sistema stesso. In modalità autonoma invece l'intelligenza artificiale valuta il grado di comfort e modifica di conseguenza la configurazione dell'auto o lo stile di guida, oppure legge i livelli di stress e adatta l'abitacolo. Far comunicare cervello umano e cervello elettronico dell'auto guarda quindi ad un futuro in cui si aprono due strade. La prima è quella sulla guida sportiva, dove si punterà a migliorare il piacere di guida manuale senza dimenticarsi della sicurezza. L'altro lato della medaglia invece riguarda il pilota automatico. Una volta che la guida autonoma diventerà standard, infatti, i produttori dovranno differenziarsi con algoritmi di gestione e una guida più naturale e umana farà la differenza. È chiaro che la tecnologia dovrà evolvere, ma Nissan sta spianando la strada a veicoli in grado di connettersi al nostro cervello e non solo.